tutti per essere presenti alla premiazione della gara nazionale, terzo Gran Premio della Maremma maschile e femminile 2020. Gara giocata con formula 36 buche medal scratch, femminile e maschile. Gara si è disputata questo weekend 24 e 25 ottobre 2020. Al tavolo della premiazione il dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Club di Punta Ala. Signora Elena Marchetti, direttore di torneo. Bravi. E i referees Marta Venturi, Cristina Maionchi e Vincenzo Mora. Bene. Presidente, prego. Buonasera a tutti, cosa dire, grazie per l'importante partecipazione che abbiamo avuto a questa gara, è stato un bel weekend, ieri la giornata non è stata così bella, ma oggi vi abbiamo voluto regalare un quadro di Punta Ala che spero chi non la conosceva se lo porterà nei suoi ricordi. Spero che la gara sia stata piacevole comunque per tutti, naturalmente i vincitori hanno avuto una soddisfazione maggiore, però questo si sa, fa parte del gioco. Vi posso dire che pochi minuti fa mi sono sentito con Chimenti, quale mi aveva chiesto come era andata la gara, e ho detto che abbiamo finito tutte e due le gare playoff, era molto contento, ha detto di fare i complimenti ai vincitori e di salutare tutti i partecipanti. Ugualmente Andrea Scapuzzi, presidente della Fighe Toscana, peraltro mio caro amico, non ha fatto in tempo a poterci raggiungere, però mi ha anche lui incaricato di salutarvi tutti e di complimentarsi con i vincitori. Io devo ringraziare il direttore di torneo Elena Marchetti, i giudici Cristina e Marta e naturalmente devo ringraziare anche tutto lo staff del mio campo, a cominciare dalla segreteria e da tutto il personale in campo che hanno fatto del loro meglio perché si potesse svolgere al meglio la gara. Altrettanto il ristorante che spero abbia potuto farsi apprezzare per le sue qualità. E quindi io cosa dire, ringrazio di nuovo tutti e faccio i complimenti ai vincitori. Peraltro il trofeo rimane in casa perché l'anno scorso era stato vinto da un nostro giocatore, ma noi abbiamo una grande squadra, devo dirlo, perché abbiamo grandi giocatori qui a Punta Ala, Matteo Natoli, che oggi è partito nel fly finale e che era un bello spareggio, ha ceduto nell'ultimo giro, però lascia quindi il trofeo all'altro nostro giocatore Niccolò Caucia, che poi insomma lo vedremo in premiazione. Comunque grazie a tutti, complimenti e chiaramente vi aspettiamo il prossimo anno qua a Punta Ala. Elena, se vuoi dire due parole. Grazie anche da parte mia. Io ringrazio ovviamente il circolo perché quando ospitano e organizzano queste gare è sempre un onore fare arbitrarle, fare il direttore di torneo, soprattutto in un bel campo come questo, quindi grazie perché avete fatto veramente, io era già qualche anno che non venivo, ho trovato dei miglioramenti incredibili, questa crebaus poi è stupenda, quindi complimenti, un applauso alla crebaus, quindi grazie soprattutto ai miei compagni di viaggio di questi giorni, Cristina, Marta e Vincenzo che è dovuto scappare. Un team al femminile, infatti sì, mancano esatto. Le quote azzurre, mi hanno detto che le quote azzurre non sono state rispettate. Abbiamo integrato last minute con un uomo, ma insomma di stazza. Comunque grazie veramente alla segreteria, a tutti quanti, grazie soprattutto ai giocatori, bravissimi in campo, bravissimi fuori dal campo, quindi è sempre un piacere arbitrare le gare di questo tipo. Complimenti ai vincitori e la parola a Lorenzo per chiamarli. Bene, bravi. Iniziamo con premiare la all-in-one del primo giro alla buca 15 realizzata da Lavelli Riccardo. Bravo, ok, perfetto. Vai. Premiazione della categoria femminile. Vince il primo netto con 7-9-7-3, 152 colpi. Virginia Benocci, Golf Club Firenze. Brava Virginia, vai. Se
seconda classificata nello scratch con il punteggio di 9190, 181 colpi, Virginia Gerghi, Golf Club Perugia. Brava. Ok. Vince l'edizione 2020 del Gran Premio della Maremma con 9388. Vinta la prima buca di playoff, 181 colpi, Alessia Lucci, Golf Club Firenze. Brava. Brava. Challenge, eh? Anche il challenge. Brava. Ora voglio vedere la foto insieme al vincitore del maschile, eh? Brave. Non facciamo la foto. Poi si fa la foto insieme, eh? In proporzione. Premiazione della categoria maschile. Iniziamo con il secondo netto, 7470, 144 colpi. Golf Club il Pavoniere, Leonardo Baldacci. Bravo. Bravo. Peraltro sosteniamo che Arturo ha realizzato il miglior punteggio netto di giornata. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Vince il primo netto con 7068, 138 colpi, Edoardo Manetti, Golf Club Firenze. Bravo. 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 Dai, vieni, se ti fa la foto, vieni, se ti perdi. No, no, grazie, grazie. Terzo classificato nella categoria scratch con 874, 154 colpi, Massimo Cozzi, Golf Club Argentario. Bravo Massimo. Bravo Massimo. Ok, vai. Anche per la categoria maschile abbiamo visto un playoff alla prima buca per decretare il vincitore del Gran Premio. Secondo classificato con 7477, 151, Davide Sestieri, Golf Club Nazionale. Bravo! Bravo! Bravo. Perfetto. Ciao Baldacci, ciao Leo. Vince il Gran Premio della Maremma maschile 2020 alla prima buca dei playoff, punteggio di 7-4, 7-7, 151, Nicolò Caucia, Golf Club. Bravo, bravo Nicolò. Bravo. Fagli una bella foto. Attento, di ribaltarti. Vai. Vai. Allora, ora vi chiamiamo che vuoi puntarla nelle gare più importanti, usiamo che i vincitori devono dire due paroline. Cominciamo da te. Iniziamo da lei. Inglese. Guarda, c'è anche la stampa che ascolta, che domani pubblica tutto. Dov'è Simone? Eccolo là, guarda. Ringrazio i miei genitori che mi hanno seguito. Va bene, brava, 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 brava. Vai Nicolò, ti tocca a te, Nico se l'è preparato, è collaudato ormai, Vai, Nico. No, fare un ringraziamento al circolo, a tutto lo staff e a tutte le persone che hanno lavorato per questo evento, e un ringraziamento alla mia famiglia che mi ha supportato, e dedico questa vittoria alla mia fidanzata. Bravo! Bravo! È un pochino rossa, ma pochino, leggermente. Anche a Virginia. La foto dei vincitori insieme, facciamo una foto. Tutte e due insieme con il trofeo, vai con il challenge. Piano perché è grande. No, aspetta, anche ti impalli. Vai, vai, veloce perché sennò li casca, poverino. Vai. Vai, ok.